3 anni di amministrazione Bruno, alla luce di tutto quello che è successo, ti aspettavi succedesse, ci trovassimo in questa situazione nel luglio del 2017? Cosa ti aspetti in questa calda estate politica? Come cittadino algherese mi auguravo ovviamente che questa amministrazione potesse affrontare e risolvere i problemi che toccano la nostra città. In parte l'ha fatto, bisogna darne atto, in parte non è riuscita. È il clima che non favorisce la buona politica. Io credo che si debba cambiare l'approccio alla politica. Io credo che si debba trovare la capacità di fare sintesi e che la capacità di dialogo all'interno della politica sia fondamentale. Noi dobbiamo smetterla di scontrarci continuamente, dobbiamo legittimare invece, a mio avviso, anche l'avversario politico, ascoltare, trovare soluzioni intelligenti ai problemi che ha la città. Io sono convinto che questa è una grande città, una città che ha grandi potenziali e che è frenata soltanto da un atteggiamento della politica che io francamente non condivido e non capisco, ma dalla politica tout court, non parlo di una parte o dell'altra. Io penso che ci sia bisogno veramente di un cambiamento generazionale, di un modo di essere diverso, di affrontare la politica, un modo costruttivo e un approccio positivo alla politica. Io non credo che si debba cercare di primeggiare all'interno della politica. Si creano solo fazioni che si scontrano e dalla collisione tra fazioni diverse non nasce nulla di buono. Io penso che invece, rimanendo se stessi, si debba dialogare e trovare una sintesi. Il sincretismo è una, secondo me, la formula magica che oggi va seguita, la capacità di andare oltre le vecchie ideologie, i vecchi schieramenti, e la capacità di trovare di costruire delle risposte ai problemi concreti che noi viviamo. Credo che sia credo che non sia un problema di uomini, ma sia un problema di approccio alla politica che deve cambiare. Ti conosco come persona schietta e onesta, non lo sei, ma se lunedì mattina ti svegliassi Mario Bruno, come ti comporteresti? Cercheresti di parlamentare cercando di continuare con questa maggioranza numericamente instabile? L'ho già detto, me l'hanno domandato tante persone. Io ho detto due cose: se Mario è in grado di governare, se ritiene di essere in grado di governare, è giusto che lo faccia, se è convinto di poterlo fare. Ma se si rende conto che questa esperienza è al termine, secondo me lui dovrebbe, o perlomeno io al suo posto, avrei individuato 2 o 3 punti centrali da portare avanti sino a ottobre, quindi anche con l'opposizione, 3 obiettivi da centrare tutti insieme. E realizzarli e poi passare la mano dopo l'estate, in autunno, ad una gestione anche commissariale per arrivare a nuove elezioni a maggio. Non mollare adesso, Alghero ha bisogno adesso di una guida e se Mario ritiene di poterlo fare con questa maggioranza, di farlo bene, deve portare a termine il suo percorso amministrativo. Si rende conto però che questo non è possibile, deve avere l'onestà intellettuale, credo che Mario ce l'abbia, di trovare un punto di incontro anche con l'opposizione e poi avviare la società, la città e nuove elezioni. Quali sono questi 3 punti? Io credo che i punti fondamentali siano tutta quella programmazione. Allora, innanzitutto stabilizzare il genere del decoro urbano, comprendere bene se necessario esternalizzare il servizio di riscossione coattiva dei tributi e a questo punto anche completare tutti quei piani di programmazione che vanno dal pool, dal piano dei servizi, dal piano dell'inquinamento acustico di cui si discute che in estate servono alla città. Forse questo è il momento di affrontare tutti insieme quegli argomenti che hanno sempre diviso la città. Oggi, con un bilanciamento delle forze all'interno del Consiglio Comunale, forse è possibile
trovare una soluzione equilibrata e intelligente a questi problemi. Io ho sempre ritenuto che i momenti di difficoltà debbano essere trasformati in momenti di vantaggio. Se questo è un momento in cui vi è una paralisi o una politica, questo deve tradursi in un vantaggio amministrativo, quindi avere tutti insieme la capacità di affrontare quei problemi che storicamente noi abbiamo trascinato nel tempo senza arrivare ad una soluzione. Quindi io penso che questo potrebbe essere un percorso che Mario Bruno, il sindaco Mario Bruno, potrebbe avviare se si rendesse conto che la sua esperienza è finita.